Lunedì 7 dicembre 2020, in questo video sono andato nelle zone interessate dalla rottura dell'argine del fiume Panaro in provincia di Modena. Alle mie spalle il ponte del Navicello che attraversa il Panaro, da qui si va poi verso Nonantola. Nelle immagini che andiamo a vedere ho documentato la situazione nella giornata di lunedì e con i lavori che si stanno facendo per ripristinare l'argine. Fermo le immagini per far vedere il tratto in cui si è rotto l'argine del fiume Panaro domenica 6 dicembre 2020. Questo è il tratto di argine interessato dalla rottura, è in prossimità dello stante numero 35 di Aipo. Questa è un'area golenale, come vedete è un'area golenale all'interno dell'argine, questo è il fiume Panaro, la direzione dell'acqua è questa, scende dalla montagna e si dirige verso valle. Come vedete dall'immagine, il tratto di argine interessato dalla rottura è distante circa 50 metri dall'alveo del fiume. C'è l'argine, un tratto di area golenale e il fiume. Non è proprio a ridosso del fiume l'argine, ma a questa distanza. In questa zona qui il fiume può espandersi naturalmente, come domenica 6 dicembre 2020, in una fase di piena. Rompendosi, cosa è successo? Che l'acqua durante la piena è uscita ed ha inondato le campagne di Navicello, di Gaggio, per poi dirigersi verso Nonantola in questa direzione. Può spiegare quando lei si è accorto della rottura dell'argine? Della rottura dell'argine verso le 7:15, che vedevo già l'onda che arrivava. Quando ho visto l'onda mi sono preoccupato, sono andato a vedere cos'era successo. Ho visto che c'era un taglio dell'argine di 7-8 metri. A mezzogiorno era 30 metri. E si è allargato proprio durante... Si è allargato di brutto subito perché era corroso e via che andava. Mentre cresceva il colmo... Esatto, la colma della piena. Il colmo di piena. Chiaro. E il danno grosso è stato quello, perché un lavoro così non l'ho mai visto, perché gli argini si rompe quando sei nel colmo della piena, quanto è il massimo del livello, non quanto è metà. Questa è la zona di Via Tronco? Via Tronco numero 1, sì. In prossimità della rottura dell'argine del Panaro? Sì, 700 metri circa. Ecco, come sono state queste ore da domenica 7 dicembre? Sono state molto tragiche perché è venuto un afflusso di acqua violenta, tutto in una volta, non ho fatto tempo neanche, guardi pure, a mettere in sicurezza niente, perché in un attimo è venuto giù l'ondata di acqua. Ci sono riuscito a tirare fuori il trattore dalla stalla perché c'era un mezzo metro d'acqua. Qua dove ci troviamo adesso quanta acqua c'era? Qua c'era 15 centimetri. Okay. Infatti si vede anche da lì che c'è ancora tutto il fango. Sì. Tutta la roba, tutto ordinato, tutto, e poi qua era così. E l'acqua stava correndo da qua e lì, vede, e lì ce n'era un metro. Qua che correva, infatti si vede che abbiamo tutti i detriti. È venuta violenta, come vedi, ha sportato fuori tutto. Su tutti i tronchi dappertutto, ha volato via tutto, guarda. Vedi? Ma mucchiato su tutto, vedi? Ecco, adesso qui il livello è diminuito, ma è tutto l'acqua è ancora nel... Chiaro, là ce n'è ancora un metro e mezzo. Quelli sono frutteti, giusto? Quelli sono frutteti, vigneti. Come tu guardi, guarda, vedi dove c'è praticamente, siamo 80 centimetri dal piano del suolo, l'acqua era un metro, lì vedi che c'è ancora il segno Sì, dove ci sono le cose di irrigazione. Esatto, era più su, si vede perché ci sono tutti i frammenti attaccati alle piante, vedi? Adesso non so come fare, poi guardiamo qua, un disastro. Ci vorrà del tempo adesso? Adesso ci vorrà tanto tempo, speriamo che qualcuno ci aiuti, qua c'era l'ondata che è passata, ha portato dentro tutto. Quindi a che ora è successo? Lei sono successo alle 6. A che ora si è accorto? Diciamo, allora io alle 6 ero già lì che guardavo il fiume, era a metà, non mi avevo preoccupato. Alle 6:30 ho visto l'ondata che passava, che iniziava, cioè si è rotto e passava, ma è stata una cosa violenta. Il problema è stato questo. Gli altri vicini hanno detto che hanno sentito un frastuono, qualcosa ho sentito che un suono sentito molto forte. Sì, sì, sì. Che si erano accorti che qualcosa non andava proprio alle 7. E quello, capito? Cioè, quando succede quelle cose qua succedono piano piano. Stavolta è successo tutto una volta, come cioè, una rottura enorme, tutto una volta. Infatti si vede che la corrente era forte qua. Ok. Sul discorso invece dell'area, della zona della rottura dell'argine. Lei cosa può dire sulla zona in cui si è rotto l'argine? Storicamente com'è questa zona? Posso qui dire solo che lì, quella zona lì, non doveva rompersi. Perché? Perché non era dispinta la corrente, era una zona morta. Era la golina a 40 metri e la corrente non la stava spingendo alla parte opposta dall'argine. Perché la rottura dell'argine è di una parte dell'argine in golena. È in golena. Lontano dalla parte dell'alveo. Chiaro, dall'alveo lui la corrente la picchiava su una sponda opposta e me la mandava in centro. E lì era una zona morta. E lì invece negli anni 60 quando... Quando rompe lì si è rotto perché l'acqua veniva fuori.
veniva fuori. 60 è stata nel 66. 66 è venuta fuori perché si è rotto l'argine, perché tramite, cioè, veniva fuori da sopra l'argine e ha corroso la terra. Però l'argine lì era proprio sulla sponda, lì, sulla, sì, sul lato del sì, fiume. Sì, perché lì spingeva in curva. Esatto. Non era dritto. Ok. Sei un residente della zona di Navicello, proprio in prossimità della rottura dell'argine in sponda destra del Panaro. Ecco, puoi raccontare che cosa è successo nella giornata di domenica 6 dicembre? Nella giornata di ieri mattina alle 6.30, io sono la casa più vicina alla rottura, diciamo, quindi alle 6.30 si è sentito un gran boato che non riesco a definire se sia stata un'esplosione o se sia stato l'argine del fiume che nel cedere abbia buttato fuori l'acqua, ma il boato è stato sentito come da me, dal mio vicino e da altre persone che vivono una strada più in là, quindi è una cosa veramente di una forza mostruosa. Le 6.30 del boato, alle 7 c'era già l'acqua, aveva già 7.15 aveva già oltrepassato la strada ed era entrata 10 cm all'interno dell'abitazione. Alle 7 di mattina, alle 9 ce n'erano 10-15 cm per arrivare poi nel tardo pomeriggio, diciamo intorno alle 5, che nell'area, diciamo, del giardino ce n'erano 130 centimetri. Quindi sei arrivato oltre il metro? Sì, sì. Qua. Nell'area del giardino, sì, mi baso su superiore al metro, perché c'è una piscina di quelle smontabili che è 160 e l'acqua, il rigo, se la andiamo a misurare, è 130. Qua. La forza dell'acqua ha scavato, ha buttato giù la recinzione, ha tirato fuori le condotte del gas dell'acqua, adesso non lo so, dovrà venire era. Lì c'erano, lì sotto dove c'è quella buca lì con quella gettata di cemento, ci sono i tubi che partono dal gas e vanno verso quell'abitazione là. La ghiaia l'ha spostata tutta e invece all'interno della, diciamo, della proprietà c'erano alcune cose che con la forza dell'acqua sono state portate via. E diversamente l'acqua, avendo fatto rottura in quel punto lì, deviava lì e come adesso segue il corso, che adesso è molto 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 minore, prima invece passava dritta la strada. Andava dritto giù nella direzione della campagna verso Nonato. Sì, l'acqua era alta più di un metro qua. Qua era un metro perché il casotto del gas non si vedeva più, era un metro e l'aveva seppellito tutto. Ecco, come avete vissuto queste ore? Ha vissuto con un po' di paura per quello che poteva succedere. E soprattutto per gli animali che c'erano, cani eccetera eccetera, però altre cose no, non ce l'aspettavamo, perché comunque il fiume già nel corso degli anni, che io sono tanti anni che sono residente qua, ha rotto, ma non in un punto come quello. Nel 46 quando ruppe poco più avanti, questa casa e quella lateralmente e quella di fianco non andarono sotto. Questa rottura ci ha colto tutti un attimino all'improvviso, ecco. La mattina era già un fiume d'acqua che scendeva qua, la mattina quando mi sono alzato, ho visto la fuori lì, durante la notte è sfondato tutto. Tutto improvviso, in pochi minuti? Tutto improvviso, solo che tutto ieri piena d'acqua dappertutto e per fortuna che in casa non c'è proprio niente. Quindi adesso come state vivendo queste ore? E queste ore siamo qua, siamo in casa, vedi? È arrivata la protezione civile? Sì, sono venuti ieri che ha preso la signora sopra da me, sì, che è incinta, con suo marito aveva paura, l'ha portata a moto non so dove. Io abito a Bagazzano, diciamo che dalle 10 di mattina è arrivata l'acqua, ma era molto scorrevole, non si è alzata più di tanto, la mia casa è stata sfiorata, ma non ho avuto acqua in casa, però è passata tantissima acqua, proprio tanta. Sono venuto a vedere la rottura qua, è a 500 metri dalla rottura che c'è stata nel 2014. E l'acqua del... Quella che è stata poi evitata nel 2014. Esatto, è stata evitata. E però ci deve essere una debolezza in questo punto dell'argine, perché è già la seconda. Quindi non ha tracimato, è stata proprio una rottura. Quindi bisogna capire cosa è successo, ecco, bisogna capirlo. È andata anche bene, in casa abbiamo avuto poca acqua e per fortuna il controllo ci ha salvato, la situazione è ancora questa. Voi siete rimasti qua? Sì, noi siamo rimasti qua. E
l'importante è che la salute, noi stiamo bene, sì. Bisogna ringraziare chi ha lavorato tutta notte per limitare il problema. Ma com'è successo domenica mattina? Com'è arrivata l'acqua tutto d'improvviso? È arrivata in un attimo, alle 7 mi ha scritto il rombo, mia madre ha scritto il rombo dell'acqua che arrivava ed è in un'ora e mezza abbiamo gelato il carro. Così, in circa, che sono diciamo alla mia altezza così. Sì, quasi una gamba, quasi una gamba. Sì. Cosa è successo? Lui ha ricevuto la chiamata. Ricevuto una chiamata alle che... 7:15 dal ragazzo che abita qua. Di fronte. Che ha inondato. Ha inondato la casa, se puoi venire. E noi per le 7 già eravamo qua. Sì. Allora, le 7 di domenica mattina. Sì, sì. Domenica mattina. Sì, sì. Siamo passati perché ancora era aperto. Sì. Poi siamo rimasti fermi quasi tutta la giornata qua. Così era. Non si poteva entrare per niente perché l'acqua correva dappertutto.